Rita, che bella che sei, ma come sei carina, Rita! Lo fossi, ma invece lo fossi, proprio molto carina. Allora sorridi, fai un bel sorriso, muovi la testa, così, brava, molto bene, benissimo. Ecco così, adesso fai un salto, fanne un altro, fai la riverenza, guarda in su, guarda in giù e dai un bacio a chi vuoi. Tu, cioè, a chi daresti un bacio? Adesso non è che io bacio tu in una situazione così. Non so, a mio nonno. Logico, perché praticamente il nonno ti ricorda l'infanzia quando davi dei bacini, ma in una situazione così non è che voglio influenzarti, ma a chi daresti un bacio? Non so, pensaci un attimo così, siamo qua, noi a chi daresti un bacio tu? A mio zio. Senti una cosa, vieni un attimo vicino, vieni cara, vieni vicino. Va. Sai che tu da qui a qui sei tale quale uguale a Loretta Goggi, uguale! Canti tu? No, veramente no. Meglio, molto meglio, molto, molto, molto meglio. Però posso ballare. No, senti, io invece vorrei cucire addosso un personaggio, sexy magari, un personaggio sexy, ma non quel sexy sputanante, capisci? Cioè quel sexy volgare, cioè un sexy che abbia un certo contenuto, che mandi dei messaggi, cioè un personaggio sexy che abbia certi contenuti, no? Fammi vedere un attimo i tuoi bei polpacci, fammi vedere i tuoi bei polpacci. Più su, cara, più su, Va molto bene più così? su, ma non va bene, mi fai vedere le scarpe. Ma no, non così, più su, non siamo mica vigevano, Però, guarda, bel ma che canapone. fai? Ma che Che fai? bel canapone. Senti, Rita, scusa un attimo, qui scatta la molla, perché qui scatta la molla. Dunque, io vorrei proporti una grossa idea, non un, ma una grossa idea, che a me piace, non so se a te piace, ma a me piace moltissimo. Andiamo giù un attimo nel mio privé? Io veramente avrei un appuntamento. Lo so, ma giù ho dei vestitini che puoi provare, perché a un certo momento tu, quando sarai, cioè, vuoi venire un attimo insieme a me giù? Vieni? Veramente non Ma posso. vieni, lo so, non lo sapessi, ma lo so, Ma un perché vedi, al momento appuntamento. giusto io ti pompo. Quando sarà il momento che io ti pompo, vai pure avanti tu con gli spot e continua pure. Vieni, cara, vieni pure, perché io ti renderò ricca e poi famosa. E ad un certo punto le tue amiche per invidia faranno... Po! Scoppieranno tutte! Un successone, vedrai. Adesso scendiamo giù che scegliamo un vestitino, eh? Deve starti benissimo addosso a pennello. Ma io veramente ho un Ad un appuntamento. certo punto, ragazza mia, cosa ti devo dire? Vai! Non posso mica trattenerti! Non sono mica qui a trattenere la piccola gente! Peccato perché ho già parlato a un mio amico. Vabbè, pazienza, pazienza. Te lo dico? Non dovrei neanche dirtelo, va, vabbè, ciao, ma che sono qui ormai lo dico, dai. Mogol, bastano palo, basta, 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 basta,
Ciao, grazie, arrivederci, avanti un'altra, ragazze, via. Veramente hai parlato di me a Mogol? Io? Se ci ho parlato? Non ci avessi parlato, ma ci ho parlato. Sai, Mogol e io siamo proprio amici. Senti una cosa, c'è mica un'amica tu? Sì. Ce l'hai un'amica? Sì, no, perché siccome questa sera ti spiego, no? Io vedo Mogol. Allora, cioè magari io, tu, Mogol e con la tua amica andiamo fuori insieme, andiamo al ristorante, no? Mangiamo, beviamo, ci divertiamo un po' così, no? Così almeno tu conosci Mogol. Perché a un certo punto bisogna creare il lancio bene, cioè capisci, perché prima ti pompo io, dopo ti pompa lui, cioè bisogna fare le cose fatte bene perché non si può inventare niente nella vita, cioè capisci, tu ti chiami? Rita. Ah, già me l'avevi detto, Rita, sì esattamente, Rita, io ti vedo già Rita, eh. Ah sì sì, ti guarda, ti vedo con un fascio di luce addosso, tutti i ballerini in fila e tu prima donna che sfondi così lo schermo, vai avanti e vai, ah, e tutto il pubblico, Rita, 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 e poi a un certo punto arriva il partner, eccolo qui, il partner, il tuo partner che si avvicina a te, ti prende e stringe, no. E stringe, oh come stringe, non stringesse ma stringe. Vai.